Ciao ragazze, questo è il trucco che ho deciso di fare oggi e ho utilizzato questi ombretti. Allora, il nylon, che è un bianco dorato, il club, che è un marrone verde con riflessi verdi, e Steamy, che è questo bellissimo verde con dentro oro azzurro. Io non sono tanto brava a descriverli. Comunque, io direi un verde dorato con un tocco di blu, di azzurro, non so, è molto molto bello. Questo è il risultato. In realtà però, stamattina mi sono svegliata e volevo fare il trucco che ha su Katy Perry nella canzone California Girl, quello tutto rosa, viola, pieno di glitter, che mi piace un sacco. Mi sono messa lì, ho messo i glitter, ho messo l'ombretto, non riuscivo a sfumarlo bene, però ho cercato di mettere la ciglia finta, le ciglia finte, e anche quelle proprio disastro, al che ho detto bene, adesso mi struco, cerco di togliere tutti i glitter, magari qualcuno ne vedrete in giro, però più o meno sono riuscita a toglierli tutti, e faccio un altro trucco. Inutile che stia qui a delirare per un trucco che oggi a quanto pare non vuole venire. Quindi, e niente, questo è il trucco. Per me il trucco è sempre stato così. Mi ricordo già da quando avevo 12-13 anni, c'erano delle giornate in cui mi mettevo lì e senza neanche pensare il trucco veniva e mi piaceva tanto, come ad esempio è successo oggi con questo trucco. Ci sono invece tante altre giornate in cui qualsiasi trucco io cerchi di fare, qualsiasi tutorial cerchi di realizzare, non viene, non c'è niente da fare. Specialmente mi capita se si tratta di tutorial programmati, cioè di trucchi che io ho già deciso di fare. Quindi stamattina, ad esempio, mi sono svegliata e dovevo fare il trucco di Katy Perry e non c'era verso, quindi io ho dovuto rinunciare. Quindi alla fine è sempre meglio improvvisare, non programmare niente, mettersi lì davanti allo specchio e quello che viene fuori viene alla fine della fiera. Sono arrivata a questa conclusione. Comunque basta, non mi arrendo però sul trucco di Katy Perry. Arriverà il giorno in cui mi verrà spontaneo, mi verrà bene. Devo provarci. E basta, niente, non vi volevo dire nient'altro. Io ho questo sole che mi sta tartassando, però adesso vi lascio al tutorial. E basta, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Inizio con la base e vado a metterla su tutta la palpebra. Prendo Urban Decay Primer Potion. Poi prendo questo colore, che è un bianco dorato, e lo vado a mettere su un terzo della palpebra. Quindi sulla prima parte, non arrivo neanche alla metà della palpebra. Qui sotto, un po'. Ok, a questo punto prendo questo verde e vado a metterlo qui, quindi al centro della palpebra.
Arrivati a questo punto, porto il verde verso il bianco, quindi cerco di sfumarli. Questo modo. Se vedete che siete magari arrivate troppo vicino all'angolo interno col verde, potete riprendere un po' del bianco, questo è un bianco dorato, e sfumarlo. Adesso prendo questo colore, un marrone dorato, e lo vado a mettere sull'angolo esterno, quindi proprio nell'ultima parte della palpebra mobile. Lo porto verso l'angolo interno, però poco poco, non vengo troppo avanti. Aggiungo colore e lo sfumo. Poi prendo il verde di prima e vado a sfumarlo insieme al marrone. Ok, questo può andare bene. Adesso prendo il nero e lo vado a mettere proprio nell'angolo esterno, facendo proprio una V. Adesso tracciamo una linea di eyeliner bella sottile. E poi prendo una matita color carne e la vado a mettere all'interno dell'occhio. Poi ritorno al mio verde e lo vado a mettere qui sotto. Qui prendo il marroncino dorato e lo vado ad aggiungere e lo vado a mettere qui verso la fine, sfumandolo un po' col verde. Poi prendo il sole non mi dà tregua, poi prendo il mascara e siccome ho notato negli ultimi video che le mie ciglia sembrano sbiadite, allora esagero.
così. Mi sono dimenticata di metterlo anche sotto, quindi sulle ciglia inferiori. Per quanto riguarda invece il viso, ho usato la terra, ho fatto un po' di contouring e questo blush, questo rosa, e poi ovviamente ho messo un po' di illuminante, l'ho già detto negli altri video, è tutta estate che sto facendo così perché devo dire che mi piace molto il risultato. E invece sulle labbra andiamo a mettere un rossetto sul marroncino. Poi prendo Ok, per quanto riguarda gli occhi abbiamo finito. Ora, per